L'altra domanda invece è legata a Oca, la polemica che ne è scaturita dopo l'assegnazione a esterni della gestione della tre giorni di Oca. E chiedono, non ci può essere più trasparenza da questo punto di vista, soprattutto per un evento così importante? La trasparenza è stata totale, nel senso che noi abbiamo aperto per tre giorni e mezzo i campi di Monsalvo e li abbiamo attrezzati tutto ciò che poteva servire per ospitare più di 200 progetti che poi sono arrivati, che erano progetti che avevano a che fare con la musica, col cinema, col teatro, con le performance, con spazi di installazione per l'arte, e quindi era una cosa che è costata, e noi abbiamo, come dire, affidato questa cosa a un gruppo che è quello di Aprile, è un gruppo che ha lavorato, sono 15 anni che lavora col comune prestando servizi, ma questo non ha nulla a che vedere con la gara fatta per accettare a Lansaldo la creatività diffusa di Milano. Quindi le 50.000 euro date ad Aprile non erano per quei tre giorni? I 50 erano 41.000 euro date ad Aprile, non sono servite per attrezzare lo spazio, una parte di quelle strutture restano di, come dire, utilizzo dell'OCA anche in protezione. Prego. Restano a disposizione dell'OCA anche per quando riapriremo. Adesso faremo il 28 una giornata di discussione e poi io confermo che la nostra intenzione è il primo di ottobre di aprire in modo stabile l'OCA, quindi è stato anche un investimento assolutamente logico. Però io sono molto tranquillo, nessun problema.